Buonasera a tutti e benvenuti al 71esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 15 settembre 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro dello staff di coordinamento del Movimento Zeitgeist e coordinatore del gruppo Napoli. E questa sera cercheremo un attimo di esporvi le novità per quanto riguarda la fascia italiana e soprattutto internazionale del Movimento Zeitgeist. Comincerei con le novità italiane e vi annuncio che stiamo pubblicando in maniera seriale i nostri cosiddetti Zeitspot, che sono delle piccole pillole tratte dai filmati che abbiamo realizzato, ad esempio al Simposio Società Sostenibile, anche al Summit Firenze 10 più 10 e i vari spezzoni che appunto ci piacciono dei film realizzati da Peter Joseph. La cadenza è appunto ogni giovedì e sono pubblicati sul nostro canale YouTube ufficiale e sono ovviamente diffusi anche attraverso le nostre pagine social, Facebook e Twitter e il nostro blog presente su zeitgeistitalia.org. Quindi sono molto interessanti, danno soprattutto uno spunto molto breve ma comunque molto influente su quelle che sono le varie problematiche di cui parliamo e con la conseguente soluzione che proponiamo tutti i giorni, insomma. Quindi vi esortiamo a visualizzarli, appunto condividerli e commentare sia sul nostro sito sia sui nostri canali social media, insomma. Inoltre abbiamo un'altra piccola novità logistica che abbiamo cercato di strutturare per ovviare a diverse esigenze sia da parte dei coordinatori sia da parte degli utenti, ovvero pubblichiamo oltre ai nostri podcast che sono presenti su Mediafire e sono presenti anche sul nostro YouTube channel, anche una forma scritta delle nostre reportistiche, quindi è un report molto dettagliato dove le persone possono vedere dei riassunti dei nostri progetti in una maniera molto semplice, cioè fatto come se fosse un indice di un comunissimo libro, ovviamente online, che viene aggiornato ogni mese, ogni 24 se non vado errato, e quindi tutti gli utenti, simpatizzanti e attivisti presenti sul territorio possono vedere in tempo reale tutte le modifiche che stanno appunto avvenendo e magari interessarsi di qualche progetto in dettaglio oppure proporne addirittura qualcuno e quindi portarlo alla successiva realizzazione. Questo tipo di sistema è molto utile sia per i coordinatori in quanto non sempre, non sempre, spesso non possono partecipare ai podcast o a incontri su TeamSpeak per varie ragioni, insomma. Quindi abbiamo messo a disposizione questo strumento per poter scrivere anche in differita gli aggiornamenti dei loro gruppi di lavoro oppure dei loro gruppi cittadini. E quindi far sì che possa essere sempre più completo la nostra tipologia di reportistica che appunto facciamo all'interno della nostra comunità. E ovviamente, come ho già spiegato prima, le persone possono tranquillamente visualizzare un elenco molto semplice in cui poter visualizzare e condividere i nostri progetti oppure anche comunque delle domande oppure meglio ancora partecipare e strutturare dei progetti nuovi. Quindi, come sempre, vi esorto a tenere d'occhio il nostro sito. Se non siete ancora iscritti al nostro feed, potete farlo tranquillamente sulla parte sinistra del nostro sito, e quindi iscrivendovi tramite newsletter, quindi ricevere tramite email i nostri aggiornamenti e tutti i nostri aggiornamenti, appunto. Passerei poi la parola a Giovanna Marino, che ha delle novità internazionali, e quindi lascerei la parola. Ciao a tutti, sono Giovanna Marino, responsabile delle relazioni internazionali del capitolo italiano. Allora, finalmente, dopo parecchi mesi, i meeting internazionali sono ripresi e ci saranno con una certa regolarità ogni mercoledì di fine mese. Allora, la prima grande notizia è che il prossimo Z-Day del 2014 si terrà a marzo durante i giorni 14, 15 e 16, possibilmente, è chiaro. La seconda notizia è che Peter Joseph farà un video con tutte le cose fatte da tutti i capitoli internazionali, scegliendo tra gli eventi che più hanno avuto successo, al fine di creare una sorta di lista che poi sarà insomma anche una specie di suggerimento di attività per i capitoli in formazione e per uno scambio di idee in generale.
e quindi questo sarà un'ottima cosa per tutti. Allora, a parte questo, abbiamo un po' di informazioni provenienti da vari capitoli. Abbiamo la California. La California chiaramente, insomma, hanno l'evento principale che è lo Z Day Global e il Media Festival, quindi i due principali eventi a livello globale. Alcuni video li potrete trovare su zdayglobal.org e su zeitgeistmediafestival.org. Ci sono 13 sottocapitoli e tutti, insomma, sono più o meno impegnati a varie attività, tra cui eventi in spiaggia e presentazione di attivismo. Soprattutto cercano di fare i grandi eventi di impatto sociale, come per esempio il Festival di Tecnologia oppure la Earth Day. Hanno una radio su iTunes, quindi ZM Global Radio Blog Talk, che va molto bene. Per quanto riguarda la Germania, hanno avuto un bellissimo Media Festival e, con parecchi riscontri, e hanno creato ultimamente una presentazione del movimento tedesco con un video con una bellissima musica. Dunque, per quanto riguarda invece la Grecia, purtroppo in Grecia, diciamo, il capitolo si è un po' ridotto, uno perché le persone hanno dovuto dare priorità al lavoro e due perché altri hanno preferito un approccio più pratico fuori dal sistema, quindi hanno creato delle comunità in campagna per sopravvivere. Ad ogni modo, hanno realizzato comunque parecchio materiale, prendendo spunto dai lavori fatti in precedenza. Hanno un nuovo sito, tztm.gr, e hanno creato anche un social network greco, community.tztm.gr. Hanno tradotto la chapter guide, la guida di orientamento, stanno adesso cominciando a tradurre gli episodi di Culture in Decline. Quindi, diciamo, pur essendo pochi, si sono dati da fare parecchio. Ultimamente poi hanno deciso di rivolgersi più verso gli studenti e i disoccupati, perché chiaramente sono due categorie di persone che sono, diciamo, un po' più sensibili ai temi che noi proponiamo. Per quanto riguarda la Svezia, ci sono due capitoli attivi, Gothenburg e Stoccolma, e, diciamo, hanno così creato anche loro un po' di materiale ultimamente, che si può vedere appunto sia su G+ che su YouTube. Per quanto riguarda l'Argentina, ci sono i quattro capitoli principali molto attivi: Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, e Corrientes, in cui hanno fatto sia i Media Festival che lo Z-Day, che gli Z-Day, con un buon riscontro, diciamo, da parte del pubblico. Tengono a Buenos Aires circa ogni mese delle interviste radiofoniche e fanno attivismo di strada quasi ogni settimana. Tra cui, diciamo, uno degli eventi più importanti sono state delle lezioni presso la UTN, che è un'importante università di ingegneria di Buenos Aires, e nella Biblioteca Nazionale. Ad ogni modo, anche nelle altre città riescono a fare parecchi eventi, conferenze in modo regolare. Hanno re realizzato da poco un gioco denominato Crescita e Sostenibilità,
e l'hanno presentato nella Biblioteca Nazionale. È stato creato da un volontario e ha avuto parecchio successo. Per quanto riguarda invece il Costa Rica, in Costa Rica il volontariato è piuttosto diffuso. Ultimamente si sono dedicati alla grafica, quindi immagini, video, e cercano di tenere anche il sito molto aggiornato, quindi zeitgeistcostarica.org. Per quanto riguarda invece l'Ecuador, abbiamo un cambiamento di coordinamento nazionale, ora c'è Andrés Delgado, il quale ultimamente è stato invitato come oratore ad un forum sulla sovranità tecnologica presso l'Assemblea Nazionale Ecuadoregna, quindi una cosa piuttosto importante, ed è stato anche invitato ad un talk show alla Radio Nazionale ad agosto ed ha parlato della disoccupazione tecnologica. Ecco, ora per quanto riguarda invece il mese di ottobre, per il 20 ottobre stanno organizzando una festa che hanno voluto chiamare lo Spirito del Tempo. Ecco, direi che queste sono, diciamo, le notizie principali. Ecco, direi che forse possiamo aspettarci una conclusione della guida di orientamento da parte di Peter Joseph entro l'anno. E direi che con questo è tutto. Grazie a tutti, alla prossima. Ok, perfetto. Allora, avrei delle novità da dire invece di Nino Aloy, che si sta impegnando molto nel GDL traduzioni e contemporaneamente si sta impegnando molto insieme alla nostra task force composta da Giovanna Marino e Massimiliano Masciulli per sistemare appunto il nostro sito internet nel GDL programmazione. Quindi comincerei a parlare appunto per quanto riguarda il GDL traduzioni, e cito testualmente il report di Nino, ovvero il GDL traduzioni in questo periodo ha lavorato su due progetti, come indicato nel report informativo delle attività che è presente nel seguente link, cioè sottotitoli sia in inglese che in italiano del simposio Società Sostenibile e al secondo episodio nella mia vita in una RBEM, ovvero Resource Based Economy Model. Paradigma, il nostro paradigma appunto che enunciamo in continuazione, ovvero il modello economico basato sulle risorse. Lo stato del primo progetto può essere verificato al seguente link, che pubblicheremo appunto nel nostro report. Trascrizione e sincronizzazione sono state effettuate per quasi tutti i video ed una parte sono state anche già tradotte in inglese. Il progetto ha ripreso il ritmo da non più di un mese, dopo essere rimasto fermo per mancanza di volontari. Confidiamo nel portarlo a termine quanto prima. Se qualcuno fosse interessato a partecipare, mandi pure un'email a lang@zeitgeistitalia.org e verrà subito introdotto nel team. Il secondo episodio nella mia vita in una RBM, invece, è una traduzione dall'italiano all'inglese, richiesta dal movimento Zeitgeist Internazionale, che è iniziato il 24/8/2013 ed è stata ultimata appena 12 giorni dopo. Il GDL Traduzioni è in cerca di volontari, esperti o semplici appassionati. L'email è sempre la stessa, cioè lang@zeitgeistitalia.org. Mandate una mail e sarete subito accolti. Poi successivamente c'è uno spreadsheet di progetti che appunto gli appassionati di traduzioni possono comunque visionare. Passerei poi alla questione del GDL programmazione, ovvero un piccolo riassunto che ha elaborato sempre Lino. Il GDL ha iniziato le riunioni e i lavori riguardanti il nuovo sito che potrebbe essere online in un paio di mesi, a seconda di come procede la programmazione. I vari problemi segnalati al sito attualmente in uso sono stati risolti dal GDL, anche se questo ha richiesto un po' di tempo. Tutti i vari problemi e bug che hanno sperimentato sono derivati in gran parte dal trasferimento del server avvenuto qualche settimana fa ed erano quindi molto, molto in fondo nella struttura del sito, ragion per cui ci è voluto più tempo del previsto per risolverli. Durante le riunioni del GDL abbiamo delineato la struttura base del sito futuro. Esso sarà diviso in due parti distinte. La prima parte è dedicata a tutti, grazie a una sezione informativa per tutti sul movimento e ad un blogroom in cui chiunque, previa autenticazione e moderazione, potrà pubblicare articoli, come in un blog, e impostare discussioni, come in un forum. La seconda parte sarà dedicata agli attivisti e usufruirà della piattaforma Open Atrium per la gestione dei gruppi cittadini e dei gruppi di lavoro.
Con il procedere dei lavori si delineeranno ulteriori dettagli sulla struttura del nuovo sito. Quindi, per adesso, questi sono gli aggiornamenti del prodigioso Nino Aloy. E passerei successivamente la parola a Daniele Poddiche, che è coordinatore del GDL Tecnologia, e vorrei appunto che ci spiegasse il progetto che ha appunto lanciato. Vai, Daniele. Salve a tutti. Allora, vi parlo prima di tutto della situazione qua a Cagliari. Allora, qua a Cagliari abbiamo già iniziato a costruire l'estrusione per plastica riciclata. Abbiamo già avviato lo sminuzzamento di vari residui plastici di polistirene, ossia vasetti di yogurt, scatole di gelato, insomma, così via. Giusto l'altro giorno abbiamo iniziato a saldare i pezzi per montare la vite con il tubo flangiato, qualche saldatura, insomma, entro 1 o 2 settimane dovremmo avere il macchinario pronto, a meno di intoppi. Poi, per quanto riguarda il progetto drone, intrapreso con il Movimento 5 Stelle, ho già buttato una lista del materiale necessario. Stavo aspettando conferme per quanto riguarda il progetto, perché ho avuto, non so, alcuni avevano dei dubbi che ho dovuto chiarire. Insomma, comunque, appena mi danno il via e soprattutto appena iniziamo a raccogliere i fondi, non so come si evolverà la situazione, possiamo partire il progetto. Io comunque ho già buttato giù tutto. Vincenzo ha ricevuto il materiale che ho listato e ci parte. Poi, per quanto riguarda l'energia, stavamo lavorando su una bici elettrica insieme a Delio, che ha voluto lanciare il progetto. Niente, c'è da elaborare una scatola ingranati di riduzione per un motore brushless e progettare il resto per integrarlo in una bici utilizzabile. Molto bene, grazie Daniele. Non vediamo l'ora di ricevere i successivi aggiornamenti. Ti dico da parte del progetto del drone che spingerò assolutamente alla prossima realizzazione. Ovviamente dai prossimi movimenti che sto facendo appunto per quanto riguarda le scartoffie finanziarie e burocratiche per agevolare appunto l'attuazione di crowdfunding per sovvenzionare i nostri progetti, siamo assolutamente a buon punto. Quindi, anche se comunque non ci fosse l'approvazione di un fondo comune, comunque riusciremo in qualche modo a tenere qualche tipo di finanziamento, cercheremo di farlo nella maniera medesima del crowdfunding che stiamo lanciando per recuperare appunto i soldi delle nostre stampanti 3D e appunto aggiornare quelle che abbiamo adesso, o meglio ancora, dipende ovviamente dalla quantità di fondi che riceveremo, di costruirne addirittura nuove e poi fare un uso etico e appunto consono alla nostra idea. Quindi adesso passerei direttamente al mio, non so, non c'è nessun altro coordinatore di gruppi di lavoro, giusto? Sì. Ah no, c'è Masma. Ciao, Masma, dacci qualche novità. Allora, beh, io ho scritto in chat, vabbè, per quanto riguarda, se qualcuno vuole chiarimenti per quanto riguarda il discorso del GDL programmazione, li posso dare al limite, li do dopo in discussione. Niente, io volevo solo dare un piccolissimo aggiornamento per quanto riguarda le grafiche per l'associazione Società Sostenibile. Come sapete, c'è in lavorazione un logo appunto per l'associazione e niente, i lavori sotto questo punto di vista stanno andando avanti, sono uscite delle bozze, ne usciranno altre molto a breve, tra l'altro una fatta sulla base dell'idea che mi hai dato tu, Vincenzo. E a parte questo, più in generale, sempre per il discorso dell'associazione, Società Sostenibile, ho sentito la Patrizia che mi ha scritto un'email in cui poi mi avrebbero dato degli aggiornamenti, ancora devo riceverli, però insomma arriveranno, in cui faranno un
una specie di, diciamo, l'equivalente di quello che noi chiamiamo la mission, ovvero una descrizione generale, magari da inserire in, che ne so, infografiche, volantini o piuttosto che altre cose, insomma, come appunto descrizione dei fini e delle prospettive di questa associazione. Perfetto, anzi, te lo sto appunto per chiedere perché ho contattato Alessandra diverse volte appunto per ragguagliarmi appunto su ciò che sta avvenendo a livello burocratico per questa associazione. Quindi speriamo che le scartoffie siano appunto ultimate nei tempi più brevi possibili, anche perché, come tra poco sto per dirvi, appunto abbiamo delle bellissime novità qui a Napoli e ci servono tutte le agevolazioni burocratiche e legislative per consentirci di agire al meglio delle possibilità sul territorio italiano. Quindi non vedo l'ora di ascoltare appunto degli aggiornamenti positivi soprattutto. Quindi magari adesso che abbiamo ascoltato tutti. C'è anche Valerio. Ah, benissimo. Ciao Valerio. Se magari volevi darci appunto delle informazioni riguardanti il tuo GDL, siamo qui appunto per questo. Grazie. Ah, sì, ciao a tutti. Cioè, in realtà io ho fatto giusto un passaggio perché stasera ci sono riuscito, come avevo anche già informato Giovanna, in quest'ultimo periodo sono davvero totalmente, cioè, oberato dalle cose da fare, eccetera. Però, almeno in questa settimana, ma in quella successiva, comunque cercherò o di passare tutto il materiale e le redini della situazione a un altro del mio gruppo, o quantomeno a cercare comunque di finire cioè dei lavori che c'erano giù anche sulla terza puntata, e in sostanza di mettere su, insomma, non lasciare tutto a vuoto e far sì che possa continuare ad essere una cosa produttiva, anche se penso di non poter più essere presente come lo ero in passato, ecco. Purtroppo non ci sono grandi novità. Se non si è aggiunto il supporto, ok, passerei direttamente alla portistica dei gruppi cittadini. Abbiamo diversi progetti, insomma, qui a Napoli che stiamo strutturando, sia in rete sia in strada, appunto. La settimana scorsa abbiamo tenuto uno stand per presentare appunto la 3D printer, la nostra stampante 3D, alla cittadinanza del comune di Casoria. Abbiamo avuto come ho già scritto anche nel post sul nostro sito ufficiale, delle piacevolissime sorprese, soprattutto da parte di bambini curiosissimi che ci hanno veramente sorpreso sia per la loro curiosità, sia per la loro spiccata intelligenza e propensione all'accettazione della tecnologia rispetto ovviamente alle generazioni più vecchie, insomma. Quindi è stata una piacevolissima sorpresa, una giornata stupenda. Ci hanno disposto uno stand veramente qualitativo, provvisto di corrente elettrica, luce, uno stand molto grande, resistente, tavoli inclusi in maniera completamente gratuita. E quindi devo ringraziare a nome appunto del gruppo napoletano il Movimento del Lavoro e dell'associazione Uomo e Legno, appunto. Quindi ho già provveduto anche a fare ringraziamenti sul nostro sito ufficiale e continueremo la nostra collaborazione. Quindi noi stiamo appunto aspettando, come ho detto prima, questa associazione Società Sostenibile, perché Maximiliano Gambardella, il referente delle relazioni umane nel movimento, deve appunto calendarizzare una serie di conferenze stand sul territorio napoletano e provinciale per appunto diffondere le tematiche che stiamo portando avanti e i progetti soprattutto, ivi compresa la stampante 3D. E quindi abbiamo bisogno di questi, diciamo, di queste agevolazioni burocratiche per ottenere spazi pubblici in maniera gratuita, come ovviamente è previsto dalla legge nei confronti delle associazioni culturali. Quindi passerei inoltre a un nostro progetto che sta andando avanti, appunto, ovvero le pillole sull'omosessualità con il professor Paolo Valerio. Ci siamo organizzati con il nostro professore amico Paolo Valerio, che, come ho già detto numerose volte, è un accademico riconosciuto a livello europeo,
è molto conosciuto e quindi insieme al suo staff dell'Università di Napoli Federico II provvederemo a strutturare un format che appunto decideremo. Io preferirei nel format dei TED, dei famosi video che pubblichiamo anche sul nostro sito, cioè di diffondere consapevolezza per quanto riguarda una tematica che è molto scottante, sulla quale molti italiani appunto non sono molto informati, cioè quella dell'omosessualità, adozioni, eccetera, eccetera. Quindi ragguagliare appunto, informare correttamente le persone sotto un punto di vista scientifico e quindi normalizzare quello che è la comprensione di questi argomenti che sono veramente molto in voga in questi ultimi tempi. Quindi sceglieremo un attimo il format e ovviamente vi terremo aggiornati. Sempre con il professor Valerio abbiamo avviato un altro progetto insieme al Meetup Europa, grazie anche alla gentile collaborazione di Mike Garbardella e insomma, insieme al professor Valerio cerchiamo un attimo di spiegare come il metodo scientifico possa essere più efficiente di questa democrazia basata sull'ignoranza, appunto. Quindi metteremo a confronto il sistema del consenso razionale che promuove il movimento Zeitgeist con la comune democrazia che viene attuata nella maggior parte dei paesi di tutto il mondo e prenderemo appunto come esempio pratico quello di cui parla sempre il professor Valerio, ovvero sessualità e omosessualità. Quindi cercheremo di spiegare come il metodo scientifico, attraverso fonti verificabili, attendibili e soprattutto opinabili, come possano portare all'attuazione di decisioni più logiche e soprattutto più consapevoli da parte di un popolo, anziché dare una semplice opinione sterile basata magari anche su superstizioni oppure mala informazione indotta e non, insomma. Quindi qui si va al di là di qualunque altra logica che è stata concessa fino ad oggi. Quindi nella prossima settimana faremo un meeting insieme al professor Valerio e quindi decideremo un attimo le tempistiche e il format. Vi dico già da adesso che sarà un'intervista dinamica, quindi ci saranno pochi spunti fissi e molti spunti che ci daranno le persone sia nella diretta streaming su YouTube, sia su Facebook, casomai ce ne fosse la necessità, ma comunque sarà un'intervista dinamica. Quindi cercheremo un attimo di dare appunto degli spunti di riflessione efficienti per consentire alle persone di prendere delle decisioni più razionali, più logiche e soprattutto più eque e giuste per la nostra società in cui viviamo. Insomma, un altro progetto che abbiamo appunto lanciato, di cui io personalmente mi occupo, è il progetto idroponico, cioè abbiamo consultato diversi esperti di tecnologia idroponica insieme a studi anche reperiti su internet e anche dalla facoltà di Agraria di Napoli e quindi mi sono sfogliato tantissimi manuali, ho sentito tantissime esperienze anche di un impianto che è presente in Campania da oltre 11 anni, quindi abbiamo anche un fonte molto attendibile, quindi ci siamo fatti dare tantissimi consigli e quindi io personalmente ho disegnato un impianto open source domestico o meglio ancora condominiale per la produzione di frutta, verdura e ortaggi urbani, insomma, quindi anche dove non ci fosse la possibilità di coltivare un orto, magari in un terrazzo, in una stanza oppure meglio ancora sotto la disposizione di un quartiere pronto alla collaborazione, si può tranquillamente coltivare quasi qualsiasi tipo di ortaggio e frutto, verdura con questo tipo di tecnologia. Ovviamente vi terrò informati, vi presenterò tutto il materiale open source, quindi speriamo che sarà appunto un progetto che ci darà parecchie soddisfazioni. Io ho forti speranze che sarà appunto così. Poi ovviamente sperimenteremo. D'altronde io ho finito con le reportistiche sia di Napoli, sia per quanto riguarda il GDL Tecnologia, per quanto riguarda la situazione sull'idroponica, quindi non so ragazzi, se ci sono altri pareri da parte di coordinatori, appunto, prenotate in chat e magari le disponiamo anche, altrimenti passiamo alla discussione libera, appunto. Ok, perfetto. Vedo che non ci sono appunto prenotazioni, quindi direi che per adesso possiamo staccare questa sessione post estiva del podcast del Movimento Zeitgeist e vi terremo informati ovviamente su tutti i nostri progetti e quindi io vi auguro buonasera e di leggere e di condividere appunto le tematiche che appunto portiamo avanti con i conseguenti progetti. Quindi vi saluto e vi auguro buona vita. Ciao ragazzi!